www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Davanti alla scuola. Tanta gente. Otto e venti, prima campana, e spegni quella sigaretta. Dal primo settembre si apre un altro capitolo della mia vita e finalmente potrò disporre di più tempo da dedicare alla famiglia, ai miei interessi, perché libero dagli impegni di lavoro. Certamente tanti anni trascorsi insieme nella scuola non ti possono cancellare così di poco, per cui il vostro ricordo rimarrà per sempre nei miei pensieri. Permettetemi di ringraziarvi tutti e in particolare i colleghi che hanno organizzato questa magnifica serata per Maria e per me. Un grazie desidero esprimere al dirigente, professore Mario Barba, alle mie colleghe di modulo con le quali ho lavorato per ben 12 anni, alla segretaria Maria Lanza, al personale di segreteria tutto e ai collaboratori scolastici per la loro grande disponibilità dimostrata. Consentitemi infine di esprimere la mia gratitudine a mia moglie e ai miei figli Alessandro e Alberto presenti a condividere questo momento di gioia. Desidero ringraziare anche i miei ex alunni qui presenti, che ricordo sempre con tanto piacere. In particolare voglio esprimere al mio Dio che mi ha illuminato in tutti questi anni nell'esercizio della mia professione. Termino augurando a tutti un mondo di bene e un buon proseguimento di lavoro. Grazie di nuovo e buone vacanze. E se bambina che a nome dei colleghi della scuola media vuole lasciare anche un buonissimo saluto. No, mi ricordo una testimonianza, perché cosa è stata Maria e cosa significava per la scuola media. Molte di loro mangiarono alla fine del 1900 qualche cosa. La scuola media ha 10-17 figli a povera, noi eravamo i mondi. La mia povera aveva vissuto nella pace dei tanti. Dato che tutto un difficile che la scuola media scende anche nel mio lavoro. Il dirigente da presso il mio voluto subito che io facevo responsabile di presso. L'ambiente era nuovo, la scuola era difficile e io mi sono da vivere. Allora subito mi ha detto, vai dalla maestra di Grelli, che io conoscevo, no? Come responsabile, e ti spedire da lei. Tu non lo sai invece, non lo voglio. E da allora per lì è stato l'elemento di unione della scuola primaria e della scuola superiore. E ti voglio dire una cosa, è da 10 anni che ogni mattina arriviamo in questo modo alla scuola. Ora mi dovete dire che è un acciaio, chi prende la sua voce? Da Tina e Rossella, chiaramente per rispettare la volontà sia di Mario che di Maria, questi sono è un nostro dono per poi farne dono agli altri. E come ricordo della scuola appunto abbiamo fatto una targa, questa è per... Sì, noi abbiamo uscito allora.
Maria Mirelli, come un punto accanto a un punto fa la retta, momento accanto a un momento fa la vita. Vivi questo momento della tua vita come un'avventura meravigliosa, vissuta nell'amore, e potrai ancora tracciare una scia di luce e di calore intorno a te. Così in aspetto la scuola. Le cose belle della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono col cuore. Vivi una serena nuova stagione della tua vita, accanto alle persone che ami. Costine affetto e trasporto. È finito proprio in questo momento la festa, la festicciuola, a due insegnanti che vanno in pensione. Con noi abbiamo l'insegnante Mario Bonomi. Al di là della ufficialità di una bellissima festa e con una performance preparata, ecco, dal corpo docente dell'istituto, del secondo istituto Paolo Emiliano Giudice, al di là della ufficialità, in questo momento Mario Bonomi cosa ha da dire? Ecco, come si sta? Come affronterà? Innanzitutto mi sento un po' sollevato perché penso che adesso potrò dedicarmi maggiormente alla famiglia, ai miei hobby, però ricordare anche questi anni che sono passati a scuola, anni alcune volte un po' difficili, altre volte meno difficili, però sempre con la collaborazione dei colleghi. E ho subito pensato all'insegnamento. Ed è stata la sua risposta. Ci descriva questo particolare. Nel 1982 ho fatto il concorso magistrale e l'ho superato in provincia di Agrigento. E il mio primo anno ho insegnato a San Biagio d'Oro. Viaggiavo ogni giorno? No, ho viaggiato il primo giorno, ma poi viaggiavo ogni settimana. Quindi il settimo? Sì, sì. L'episodio più bello. Me lo avrei raccontato, uno bello, e se ce n'è stato durante la sua, ecco, carriera scolastica, quello meno bello. Ma meno bello non me ne ricordo, è stato soltanto quello di oggi. Quello di oggi, di aver concluso, sì, appunto, sì, la vita. Lei parlava di hobby, ecco, a che cosa si dedicherà oltre alla famiglia? In qualche luogo dove non sono andato, per esempio io ho sempre desiderato andare in Israele a vedere i luoghi dove è nato Gesù, dove ha passato la sua vita e dove è morto. Quindi, ecco, ai suoi alunni, e tutto, a tutti i suoi alunni, cosa vorrebbe dire attraverso Castello Incantato nel momento in cui si appresta ad andare in pensione? Ai miei alunni raccomando di essere sempre studiosi, di obbedire agli insegnanti che avranno dopo di me e di essere soprattutto dei cittadini onesti e laboriosi. Grazie e auguri al professor Mario Bonomo. Grazie. Con l'insegnante Mario Bonomo abbiamo Maria Megrelli, anche lei prossima alla pensione. Quindi il primo settembre niente scuola. Maria Negrelli, intanto come si è trovata in quel percorso da piccola, da bambina, ecco, da giovane insegnante e è arrivata fino ad oggi? Come si è vista? Allora, come mi sono vista attraverso il video? Il video, esatto. Beh, sono state dei bei ricordi, bellissimi ricordi, perché io ho sempre vissuto la scuola come se fosse, intanto gli insegnanti come se fossero dei miei familiari, la scuola come se fosse la mia casa, se fosse stata la mia casa. E quindi per me è stato bello rivedere questo discorso, ricordare tanti che non ci sono, molti non ci sono più, e ricordare questi bei momenti, perché la scuola per me è stata una bellissima esperienza. E quegli alunni che hanno portato il registro del primo giorno di scuola,
che frutto? Mi hanno tanto emozionato perché erano piccoli, ovviamente quando finisce la vita i bambini hanno 10 anni, no? Arriva dei grandi, già sposati, addirittura Salvatore, papà, quindi è stata una bellissima emozione, anche perché c'è sempre stato, anche se ci vediamo raramente con i miei ex alunni, però quando ci si vede è sempre una gioia rivedersi. Ai suoi colleghi, ecco, che ricordo? Che ho trovato in questo tempo, lavorando in tutto questo periodo, quest'arco della mia vita, a lavorare con loro. Sono stati degli anni molto belli, abbiamo lavorato, abbiamo collaborato, in alcune volte magari c'è stata qualche incomprensione, ma subito è stata chiarita e poi abbiamo continuato. Questo sì, una volta che ho avuto dal buon Dio. Non ne ho alcune, ma ne ho altre. La cosa più importante è metterla a disposizione degli altri. Per questo parlavo del lavoro, quando si lavora insieme, del lavoro di gruppo, di tutti tra insegnanti, perché ognuno di noi ha delle peculiarità e mettendo tutte queste peculiarità insieme si riesce a fare tante cose belle, si riesce a lavorare bene, a realizzare progetti che veramente in cui si crede e che veramente sono. Cosa il primo settembre non andrà a scuola? Qual è il cammino che già la attende? Io continuerò a fare una vita normale, naturalmente, sempre nel volontariato continuerò a lavorare. Ho detto ai miei colleghi che quando loro vogliono, quando siamo bisogno di qualcosa, possono sempre chiamarmi e sarà un grande piacere poter continuare a lavorare, a prestare il mio servizio, diciamo così, da pensionato. Continuerà ad essere presente da pensionato allora quando loro lo verranno. Un augurio anche lei ai suoi, a tutti i suoi alunni. Quanti anni di servizio? Sono 32 anni. Ecco, quanti bambini sono passati? 300 alunni, ecco, con Maria Negrelli, ecco, in questo percorso scolastico che l'ha portato al pensionamento. Auguri a Maria Negrelli. Grazie. Facciamo parlare un alunno di Maria Negrelli. Ecco, tu sei stato alunno fin dalla prima elementare? Sì, sì. Ecco, cosa ricordi? Raccontaci la tua avventura scolastica. È stata abbastanza affettuosa, abbastanza comprensiva, e ci insegnava le cose della vita fin dall'inizio, dal primo giorno di scuola. E com'è stato il tuo primo giorno di scuola? E vabbè, è sempre emozionante perché un bimbo che esce fuori da casa, la mamma si allontana, si mette insieme agli altri. E chi ti ha accompagnato a scuola? È la mamma. La mamma? Sì, sì. E poi al ritorno è venuto a prenderti dalla scuola? Sì, sì. E tu cosa gli hai detto, ecco, come prima giornata di scuola? Ecco, hai parlato della maestra Maria Negrelli? Certo, ne ho parlato, ho conosciuto una maestra, è brava. Puoi augurare oggi a Maria Negrelli? Intanto le auguro una buona pensione, un resto di vita abbastanza tranquilla, specialmente in famiglia, perché in questi tempi è sempre tranquillo e difficile. E che continua a fare il volontariato. Ok, era Salvatore Corradenco che ha risposto alle nostre domande, ecco, come intervista sulla sua insegnante Maria Negrelli. Oggi, ecco, il 22 giugno, ecco quanto il secondo istituto comprensivo Paolo Emiliano Giudici, ecco il corpo docente e gli amici hanno festeggiato, ecco, il pensionamento di Maria Negrelli e di Mario Bonon. A tutti gli amici di Castello Incantato ricordiamo che a curare, ecco, le interviste è stato Carmelo Barba e per la parte tecnica, per il montaggio e le riprese, Salvatore Favano. A tutti quanti un caloroso ciao.